Ogni volta ci ricasco. Quando vedo il suo nome sullo schermo del mio telefono che squilla, oppure quando sono io stesso a chiamarla, mi fermo sempre per fare mente locale e ripetermi nella testa come rispondere. Sempre mi ripeto, attento a come rompi il ghiaccio, perché non è un problema il dialogo, ma l'avvio della conversazione. A Maria Elena non si può chiedere: come stai? Come vuoi che sia una donna di più di 50 anni immobilizzata sulla sedia a rotelle da metà della sua vita? Eppure, un secondo dopo, eccomi lì, a scivolare nella più glaciale delle domande, nella più vistosa e sciagurata gaffe non voluta eppure compiuta. Ciao Maria Elena, osanno, come stai? Eccomi là, povero stupido. Maria Elena replica sempre alla stessa maniera, convinta, ironica e autoironica, eroica. Un capolavoro, risponde lei. Una storia forte, di grande resistenza, raccolta con garbo, con eleganza, con sensibilità, con delicatezza. Una situazione molto particolare in cui viene a trovarsi uno scrittore, soprattutto quando poi quella vita gli è così vicina, perché si tratta di un'amica. Una condizione di dubbio, di incertezza, di tanti interrogativi che le persone che si trovano al cospetto della regina Maria Elena provano con un ingiustificato imbarazzo. E questa signora che voi vedete qui sembra innocua. Ridi tu. Ma Maria Elena ha una energia, una forza, una determinazione per la quale è difficile vincolarsi. È inevitabile è anche l'imbarazzo di confrontarsi con lei e con la sua storia. Una mattina in cui io sono andato a trovarla, il caso ha voluto che io proprio quel giorno mi presentassi a lei con due libri che le lasciavo. Uno di questi era quello di Simonetta Nellorbi, Nessuno può volare, l'ultimo. E Maria Elena, quando vide il titolo di questo libro, Nessuno può volare, cominciò a tuonare anche contro di me, perché mi disse: non è vero che nessuno può volare, io pure posso volare. Il discorso è questo, le pagine del libro fissano i fondamenti di quello che io volevo esprimere. Io non riesco a maledire quello che io non ho. Io benedico per quello che ho. Io sono contenta anche di stare sulla sedia per vedere un albero che cresce, un fiore che sboccia. Cioè io me la godo. Mi godo tutto, mi godo molto di più. Cioè, voi dall'alto già avete benissimo le parziali, dal basso mi godo molto di più cose, che basta sedersi un po' e voi vedete le contezza di un bambino, però essendo adulti ne potete anche da utilizzare meglio, io penso.